Il Santobono di Napoli e il Gaslini di Genova gemellati nella lotta ai tumori in età pediatrica. Una serata di danza aiuterà a raccogliere fondi destinati al progetto. Al Teatro Magic Vision di Casalnuovo, giovedì 20 dicembre, saranno in scena gli allievi della scuola di Fabio Molfesi, con un repertorio oscillante fra il classico e il contemporaneo. Un ospedale a misura di bambino, ma dovrebbe essere l'istituzione a garantirlo. Noi abbiamo, per esempio, in questa regione abbiamo un turismo sanitario che crea un buco economico alle casse della sanità pubblica. Io sono accanto a voi per portare avanti iniziative di solidarietà, però sempre a testa alta. Coi fondi già raccolti nello scorso maggio, si prevede di attrezzare una sala per consulti in videoconferenza fra chirurghi e oncologi del Gaslini e del Santobono. Il Santobono è diviso fondamentalmente in tre ospedali: Santobono, Pausilipon e Annunziata. Le riunioni nell'ambito della neurochirurgia e della neurooncologia sono fondamentali e devono essere settimanali. Quindi già il poter mettere in contatto direttamente il Santobono, il Pausilipon con una videoconferenza è un passo avanti gigantesco. Noi riusciremo a fare delle conferenze di neurooncologia settimanali in comune fra la neurochirurgia, che è al Santobono, la neurooncologia, che è al Pausilipon, e i colleghi neurochirurghi e neurooncologi, che sono al Gaslini di Genova.